Bene, dopo aver visto le condizioni principali che legano, che determinano l'equilibrio del corpo rigido, quindi la risultante delle forze applicate uguale a zero e la risultante dei momenti uguale a zero, come nelle leve per esempio, andiamo a vedere di fare qualche esercizio. Prendiamo, vediamo dove l'ho messo, eccolo, questo per esempio, dice: un uomo e un bambino spingono un divano come nel disegno. Adesso ti copio il disegno. Questo è il divano. Il disegno ve lo mostro. È questo qui. Eccolo. Quindi adesso lo ricopio. Ci sono due forze. Questa è F1 e qui ho F2. Quindi sono due forze parallele, ma di intensità diversa. Ok? E dice: la forza esercitata dall'uomo, quindi nel mio caso F1, ha un'intensità doppia rispetto a quella del bambino. Quindi F1 è. Ho usato il simbolo contrario, scusatemi solo un secondo che correggo il mio disegno. Allora, questo è F2, F1. Allora, F2 vale 200 newton, che è quello esercitato dall'adulto. F1, forza del bambino, è intensa di 100 newton. Inoltre, la distanza tra il punto di applicazione della risultante e la forza F2, che diamo di 2, vale 0,6 metri. Quindi mettiamo il punto di applicazione qui, chiamiamolo P. Questa distanza, che è di 2, misura 0,6 metri. L'esercizio chiede: determina graficamente il punto di applicazione della forza risultante e l'intensità di tale forza, a quale distanza da F1 si trova il punto di applicazione della forza risultante. Ok? Allora, abbiamo il nostro disegno, qui c'è la forza F2, quella dell'adulto, 200 newton, a destra c'è F1, quella del bambino, e come abbiamo già visto, le condizioni per determinare il punto di applicazione, in questo caso abbiamo un corpo rigido che è il divano, due forze parallele ed equiverse, quindi hanno la stessa direzione, stesso verso, ma intensità diversa. La forza risultante, che sarà la somma vettoriale di F1 più F2, sarà una forza, chiamiamola, ma anche F risultante, parallela alle precedenti, fatemi disegnare in verde, lunga 300 newton, perché le due forze sono parallele, hanno lo stesso verso, quindi l'intensità della forza risultante sarà 200 più 100 newton, 300 newton. C'è una domanda? Il punto P cosa rappresenta? Il punto di applicazione della risultante. Vedi, la forza risultante è applicata in questo punto P. Il testo ci dice: il punto di applicazione della risultante sta a 0,6 metri da F2. Quindi questa distanza è 0,6 metri. Abbiamo visto che quando ho un oggetto esteso, in questo caso il divano, a cui applico due forze che hanno la stessa orientazione, quindi sono nello stesso verso e sono su direzione, su rette parallele, allora la distanza del punto di applicazione del risultante rispetto a una forza e rispetto all'altra sono inversamente proporzionali alle forze stesse, cioè il prodotto tra F2 per D2 ed F1 per D1 hanno lo stesso valore. Ok? E Ma per qui D2 intendiamo la distanza. del punto di applicazione della forza F2, quindi questo qui, chiamiamo questo punto A e questo punto B, D2 è il segmento AP.
mentre D1 è il segmento PB, dove in B c'è applicata F1 e in A è applicata F2. Ok? Qui l'equazione che regola il nostro problema è questa, e qui conosciamo tutto tranne D1. Ok? La nostra incognita qui è D1, quindi prendo in prestito quanto abbiamo appena visto con le equazioni, questa è la nostra x. Ok? Se preferite possiamo scriverla anche nell'altro modo. Diciamo F1 di 1 vale F2 di 2. Per risolvere rispetto a D1, che è la nostra incognita, che passaggio utilizzo? Applico il secondo principio di equivalenza, cioè... Ma se F1 è la metà di F2... Questo lo vedremo alla fine. Prima risolviamo quei simboli, dopo mettiamo i numeri. Qui non faccio altro che dividere per F1. E lo faccio a destra e a sinistra. Quindi ho F1 di 1, facciamo i passetti uno alla volta, diviso F1 che vale F2 di 2 diviso di nuovo F1. F1 lo posso semplificare, quindi la nostra incognita che è D1 vale il rapporto delle forze F2 fratto F1 per D2. E adesso mettiamo i numeri. F2 200 newton, F1 100 newton, D2 0,6 metri, quindi D1 vale il doppio di 0,6 metri, per gli amici 1,2 metri. Tra l'altro questo ci dice anche che la distanza di A da B vale 0,6 metri, che è D1, più, scusate, 1,2 metri, cioè 1,8 metri. Cioè la distanza dei due punti A e B dove sono applicate le forze è 1,8 metri. Ok? Quindi le due incognite, cioè le due domande dell'esercizio erano: quant'è la forza risultante, 300 newton, e quanto vale la distanza del punto di applicazione della forza F1 rispetto al punto di applicazione del risultante, che è 1,2 metri. Ok? Domande? Molto bene. Torniamo al libro e proviamo per esempio vediamo quale più proporvi. Per esempio questo è di tipo leggermente diverso, non so se vedete la figura, questo è il 43, dice, quindi qui abbiamo questo è corretto e questo era corretto, dice, due persone, Monica e Gaetano, qui uso due nomi, spingono nuotando un materassino con due forze F1 e F2 parallele e discordi, cioè hanno verso opposto, rispettivamente di intensità F1 60 newton e F2 40 newton. Questo è un 4, anche se è disegnato male. Il punto P di applicazione della forza risultante F totale si trova a una distanza di 2 dalla forza F2 pari a 150 cm dal punto di applicazione di F2. Prima domanda, calcola quanto vale la forza risultante. Poi dice calcola la distanza D tra D1, scusa,
tra il punto di applicazione della forza F1 e il punto P di applicazione della risultante. E terza domanda, calcola la distanza tra i due punti di applicazione di totale. Ok, fatemi fare il disegno è questo. Lo ricopio. Questo è il materassino. Qui c'è la forza F1 a sinistra. E qui c'è F2 a destra, con F2 più piccolo di F1. Ok? Adesso ti mostro, sì, ok. Lo vedete la figura qui? Perfetto. Allora, la prima domanda è: quant'è la forza risultante? Qui abbiamo due forze, due vettori, potevo disegnarli in rosso, forse era meglio, che hanno direzioni parallele, ma hanno verso opposto. Ok? Quindi la forza più intensa va verso sinistra, quindi la forza risultante avrà la stessa verso di F1 e avrà un'intensità che sarà il modulo di F1 meno quello di F2, perché hanno versi opposti. Fatemi indicare qua, hanno versi opposti. E questa è la ragione di questo meno. Ok? Quindi l'intensità della forza risultante sarà quella di F1 che è 60 N, meno quella di F2 che è 40. Per gli amici 20 N. Ok? Il punto di applicazione, fatemelo segnare in, ecco, qui abbiamo il punto di applicazione di F2, questo di F1. Sta lungo la congiungente fino a F2, ma fuori del segmento che congiunge i due punti di applicazione, dalla parte di quella più intensa. Questo è il punto P. Questo chiamiamolo, anziché A e B, forse è meglio chiamarli P1 e P2. In P1 è applicata la forza F1, in P2 è applicata la forza F2. Il punto di applicazione della risultante, che disegnerò in verde qua sotto, eccola qui, che è orientata come F1, ripeto, ed è lunga F1 meno F2, quindi 20 N. C'è una domanda, prego. Quindi perché è tra virgolette fuori? Perché le due forze sono opposte. Nel caso che siano, come il caso di prima, no? Nel caso che siano due forze equiverse, allora il punto di applicazione è contenuto nel segmento AB. Se hanno verso opposto è all'esterno da B dalla parte della forza più intensa. In questo caso dalla parte di, dove era disegnato qua, di F1 che è più grande. Poi, e questo risponde alla prima domanda. La seconda domanda ci chiede quant'è di 1. Quant'è la distanza tra il punto di applicazione P1 e il punto di applicazione della risultante P? Anche in questo caso utilizziamo la stessa relazione di prima. Okay? Quindi sappiamo quanto vale D2, sappiamo che D2 è 150 centimetri, possiamo anche scriverlo come 1,5 metri, che è più semplice. E qui avremo la stessa relazione della precedente, cioè D1 per F1 vale quanto D2 per F2. Ok? Quindi, anche in questo caso, la mia incognita è D1, divido per F1 e ho che D1 vale D2 per F2 fratto F1. Quindi abbiamo diviso per F1. Possiamo farlo perché F1 non è 0. Ok? Di conseguenza, D1 vale D2 che è 1,5 metri per F2 che è, cos'era, 40 mi pare, giusto? 40 newton fratto 60 newton.
D'accordo? Quindi abbiamo newton e newton si semplificano. E quindi anche il 10. Quindi abbiamo qui. Vediamo se riesco. Viene un metro. Quindi la distanza di D1 del punto di applicazione, questo segmento, questo qui è di un metro, e quindi ci chiedeva quant'è la distanza tra i due, la distanza D, questa era la terza domanda. Quindi, fatemi rifare il disegno. Qui abbiamo il punto P1, qui abbiamo il punto P2, qui abbiamo il punto P, questa è D2, qui c'è D1. La distanza P1, P2, che è D, la trovo sottraendo da D2 D1. E questa è la distanza D tra i due punti di applicazione. D2 meno D1. Quindi abbiamo D2 1,5. Scusate, voglio scrivere in nero qui. D2 1,5 metri meno 1,0 metri, 0,5 metri. Mezzo metro. Sono le soluzioni sono queste, quindi di mezzo metro, di 1 un metro, la forza risultante 20 newton. Ci sono domande? Ok, vediamo che cos'altro potremmo fare. Anche questo è interessante, sì. Vediamo ancora questo. Qui si applica il concetto di momento. Dice: ho un'asta lunga 120 cm, L vale 120 cm, quindi 1,2 metri. È fatta ruotare attorno a uno dei suoi estremi per mezzo di una forza di intensità F vale 25 newton. Okay? Applicata all'estremo è perpendicolare all'asta, quindi F è perpendicolare a L. Quanto vale il momento della forza rispetto al punto di rotazione? Quindi abbiamo un'asta, adesso faccio il disegno, che è lunga 1,2 metri, ha un estremo, diciamo inchiodato, non so, è vincolato a essere fermo. Questo è il 49. Ok, fammi disegnare. Qui abbiamo la nostra asta. Questo è il punto O. Questa è l'asta lunga L. Questo è il punto A al quale è applicata una forza F. Questa è la forza F che è perpendicolare a L. Questo è 90 gradi. Ok, questa è lunga L. Abbiamo visto che il momento della forza è uguale alla forza per il braccio della forza. Il braccio della forza è la distanza tra la retta di applicazione della forza e il punto rispetto al quale calcola il momento. In questo caso il braccio è identico a L, perché la forza è perpendicolare a L. Di conseguenza M vale 25 newton per 1,2 metri.
e di conseguenza viene 30 newton per metro. E questa forza farebbe ruotare la nostra asta in senso antiorario. Domande? Tutto chiaro? Attenzione, modifico leggermente l'esercizio. Se ci avessero detto, facciamo un nota bene, questo nel testo non c'è, ma lo aggiungo io, che rifatto il disegno, questo è il punto O fisso, qui vedete se volete come lo stipite della porta, qui c'è la nostra porta, ok? E qui c'è la forza, ma stavolta questo è il punto A. Immaginate che adesso la forza non sia perpendicolare, ma forma un angolo, questo angolo di, che ne so, diciamo 60 gradi con la nostra asta L. In questo caso il momento della nostra forza lo calcolo sempre come forza per il braccio, ma stavolta il braccio non è più uguale a L. Ok? Prendiamo, fatemela disegnare, ecco, in verde, la retta su cui si trova la forza. C'è la forza F, che è quella di prima. Mi prolungo di qua e di qua. Questa è la retta di applicazione della forza. Il braccio è la distanza tra questa retta e il punto rispetto al quale calcolo il momento. Quindi, nel nostro caso, è da O proietto perpendicolarmente il punto lungo la retta, quindi traccio questo con triangolo rettangolo, okay? Quindi il braccio è questa distanza, questo è il braccio, ok? Che è più corto di L, prego? L'altro L era uguale a B perché era già perpendicolare. Esattamente, era già perpendicolare. Allora, quanto è lungo questo braccio B? Beh, qui ho l'angolo di quest'angolo è 60, ok? E se vedete L A in questo triangolo rettangolo, fatemi, se questo è A, fatemi mettere questo come punto, che ne so, questo chiamiamolo punto B. Il triangolo OAB è rettangolo in B. OA è l'ipotenusa, B è il cateto opposto all'angolo alfa, che è di 60. Quindi B, cateto opposto, vale l'ipotenusa L per il seno dell'angolo alfa opposto al cateto. Di conseguenza il momento vale forza per lunghezza dell'asta per seno dell'angolo tra l'asta e la direzione della forza, cioè 25 newton, se non mi ricordo male, per 1,2 metri per il seno di 60 gradi. Ok? E quindi abbiamo, vediamo se trovo, dovrei averla portata, ma non si sa mai. Eccola. 25 per 1,2 per il seno di 60. Ottengo circa 25,98 newton per metro, che possiamo approssimare con 26 newton per metro. Vedete che in questo caso il momento è più piccolo di quello di prima, cioè la forza è meno efficace, produce un momento più piccolo. Certo. Ok? Ci sono domande? Questa è in generale l'espressione del momento della forza, è questa. Oppure questa. Se qui il braccio B è la distanza tra il punto rispetto al quale calcoli il momento
è la rete di applicazione della forza. Qui ho la forza, la distanza tra punto di applicazione della forza e punto dove calcolo il momento, e il seno di alfa è il seno dell'angolo determinato tra la rete di applicazione della forza, questa qui in verde, e quella della nostra asta. Ok? Entrambe le espressioni sono corrette, sono la stessa cosa, basta applicare, basta calcolare correttamente il braccio della forza. D'accordo? Attenzione! Altro punto particolare, ancora un'altra nota bene, perché magari si verifica in qualche altro esercizio. Se questo è il punto O, questo è il punto A, qui applico la forza F. Se la forza F è parallela all'asta, e questa è L, che succede? Il momento è nullo. Se F è parallela a L, oppure al vettore OA, se preferite, allora l'angolo alfa è 0. I due vettori sono paralleli e sappiamo che il seno di 0 vale 0. E quindi il momento, che sarebbe forza per lunghezza dell'asta per seno dell'angolo, vale 0 perché è 0 questa parte. Morale della favola, se la retta di applicazione della forza, la retta sulla quale si trova il vettore forza, passa per il punto rispetto al quale calcoli il momento, passa per O, non importa quanto è grande F, non importa quanto è grande L, il momento è sempre nullo, perché il braccio di quella forza è zero. È tutto chiaro? Se è tutto chiaro, vediamo quest'altro esercizio che mette in pratica proprio quanto abbiamo appena detto. Ed è questo. Lo trovo. Eccolo qua, il 54. Dice: altro esercizio. Abbiamo su una tavoletta quadrata di lato L, L vale 3 centimetri. Sono applicate quattro forze. Abbiamo in questo punto, c'è il punto medio del lato superiore, applicata una forza F1. Poi sullo spigolo è applicata F2, che è parallela ed equiversa F1. Poi sulla diagonale applicata F3, perpendicolare alla diagonale stessa, e infine F4 è applicata in questo modo. Tra un attimo vi mostro il disegno. Quindi ho quattro punti, e qui c'è il centro del nostro, della nostra tavoletta, e questa è la semidiagonale, e questo è un angolo retto. Ok? Vi mostro il disegno un secondo, eccolo qua, questo è il centro C, e qui ci sono i punti, chiamiamoli P1, P2, P3 e P4, di applicazione delle varie forze. Il testo dice anche, tutte e tre le forze hanno la stessa intensità. Quindi F1 misura quanto F2, che misura quanto F3, che vale 10 newton. Calcola il modulo, cioè l'intensità, del momento risultante rispetto al centro del quadrato. Quanto vale M totale, o M risultante, forse come lo chiamano loro meglio. Ok? Attenzione, qui non so se riusciamo a finirlo perché c'è poco tempo. L'esercizio è molto più semplice di quanto non sembri. Allora, siccome F1
è applicata al punto medio ed è perpendicolare ed è verticale. Fatemi disegnare in arancione la rete di applicazione. La rete di applicazione di M1 passa per il centro. Però te lo posso far vedere. Certo, scusami. Quindi, siccome passa per il centro, F1 da momento nullo, M1 è 0, perché il braccio di F1 è nullo. Le forze F2 ed F4 danno momenti opposti, perché hanno la stessa intensità, la stessa distanza dal centro, solo che scusate, eccola qua. F2 fa ruotare la tavoletta in senso antiorario e F4 in senso orario, quindi i due momenti, lo scrivo qua sotto, quindi M1 è 0, M2 è opposto di M4, quindi la loro totale fa 0, l'unica forza che produce momento non nullo è F3. E F3 vale. Il momento della forza F3, quindi chiamiamolo M3, sarà F3 per il braccio di F3 e il braccio è uguale alla distanza di P3 dal centro. Non Questo ho capito perché. è B. Dimmi. Perché Perché F1 vale la sua forza, la sua rete di applicazione passa per C. Come in questo caso qui, siamo in questo caso. La rete di applicazione della forza passa per il punto rispetto al quale calcolo il momento è nullo, perché il braccio è zero. Cioè se la rete passa, su cui si trova la forza passa per il punto rispetto a cui calcolo il momento, il braccio di questa forza è zero. Ok? Invece F2 e F4 hanno la stessa forza, stesso braccio, ma versi opposti. Questo fa girare in questo senso e questo nell'altro senso opposto. Quindi questi due si bilanciano da soli. Quindi danno totale nullo. Non serve neanche che li calcolo. Sono uno opposto all'altro. L'unico che rimane da calcolare è F3. Quindi il momento risultante è questo. Ok? Quanto vale questo? Beh, la forza è 10 newton. Quant'è il braccio? Beh, è la metà della diagonale del quadrato. E la diagonale del quadrato, IC, quindi è il lato L volte radice di 2, di cui devo prendere la metà. Quindi sarà 10 newton per L, che è cos'era, 3 centimetri, per radice di 2 mezzi. E quello è il momento totale, che quindi misura, vediamo se riesco a calcolarlo velocissimamente. E dopo chiudiamo 10 per 3 centimetri, quindi 0,03 metri, quindi dovrebbe venire 0,21 newton per metro. Ok? Per oggi chiudiamo qui.